Uno degli studi che ha sottolineato l'importanza del Trip to Target è lo studio CALM, di cui sono stati presentati i risultati in recenti congressi e se ne parla anche durante la 13ª edizione del congresso ECCO. Da cosa parte questo studio e qual è l'outcome principale? Ne abbiamo parlato durante il congresso appunto a Vienna. Allora professore, qual è il concetto alla base di questo studio? Il concetto alla base dello studio CALM, il concetto che lo ha ispirato, è sostanzialmente la necessità di avere una strategia. Infatti il CALM è uno studio di strategia che ci permetta di trattare i pazienti e di raggiungere quelli che sono degli obiettivi ormai accertati nella nostra terapia, nella gestione di questi pazienti. In particolare si sono messi in questo studio a confronto quello che è un clinical management dei pazienti, che è sostanzialmente una gestione basata esclusivamente sui sintomi della malattia, su invece il ricorso e l'integrazione di diversi parametri, come parametri diciamo biologici come la proteina C reattiva e la calprotettina fecale, integrati con ovviamente la clinica e anche la presenza o assenza di steroide nella terapia di questi pazienti. Inoltre sono stati adottati come parametri clinici dei parametri diciamo di risposta clinica molto più stretti rispetto a quelli che normalmente vengono utilizzati, che sono stati poi adottati nel braccio di clinical management. Il point principale di questo studio era il mucosa healing. Noi sappiamo come la guarigione mucosale sia sempre più ritenuto un elemento fondamentale da raggiungere nella terapia dei nostri pazienti, perché si associa a una serie di outcome solidi nel futuro, come l'ospedalizzazione, come il bisogno di chirurgia. Allora, il CALM rappresenta una rivoluzione nella gestione della malattia di Crohn, perché è il primo studio che dimostra in maniera chiara che il tight monitoring, cioè seguire il paziente con l'endoscopia, con i biomarcatori e quindi non basandosi solo sui sintomi, ha un miglior beneficio per il paziente. Questo beneficio in particolare è la remissione endoscopica, quindi la guarigione delle ulcere, la assenza di sintomi che sono di fatto i goal principali della terapia farmacologica nell'IBD. Ecco, questo è stato visto in vari tempi e anche i dati di oggi cos'è che ci mostrano? Anche questi confermano quanto presentato già l'anno scorso? Esatto, questi sono i dati a lungo termine che fanno vedere che la strategia che porta a migliorare e ottimizzare la terapia nel paziente che ha anche una remissione clinica ma ha degli indici infiammatori attivi, porta a una guarigione delle ulcere, quindi un miglior controllo della malattia in circa il 50% dei pazienti, in maniera significativamente più alta rispetto a fare questa strategia. Quello che dimostra questo trial è che sostanzialmente un controllo stretto dei parametri che possono essere, che sono sostanzialmente parametri sia bioumorali che biologici, che di accanto a quelli clinici, sono fondamentali nel decidere, nel percorso decisionale di quale terapia e quale livello di terapia serva a quel determinato paziente per raggiungere il target di guarigione mucosale.